Ladies and gentlemen, the award for best European actor goes to Rocco Siffredi! Più diventavo Rocco Siffredi, più vedevo il prezzo che avrei dovuto pagare. Giulio Greco all'Hot Corner, benvenuto e grazie. Grazie a voi. Ti chiedo subito intanto come stai, perché è una domanda che non si fa più, si parte sempre. O si fa e la gente risponde bene, grazie, ma non ci pensa. Dai, davanti. Bravissimo. Sto benissimo, sono felice, mi sento in un momento privilegiato della mia vita, perché cioè è bello riconoscere il percorso nel tempo, gli alti e i bassi, e quando arrivano gli alti come oggi, oggi è uscita la serie, quindi per me è meglio di così. Meglio di così. E partiamo proprio dalla serie, chiaramente non possiamo che non partire da Super Sex, dove tu interpreti Christoph Clark, giusto? Exactly. No, l'ho detto bene. Perfetto. Che è il rivale un po', diciamo, di Rocco Siffredi. Allora, volevo chiederti banalmente com'è stata questa esperienza, raccontaci un po'. Ma allora, innanzitutto pensavo che mi avessero invitato oggi a The Hot Porn. No, scherzavo, non è vero. chiuso, non si può dire questa cosa. No, è stata un'esperienza stupenda, sotto diversi punti di vista. Sia dal punto di vista del lavoro, perché comunque lavorare con degli attori con grande esperienza che ti danno tanto sul set, come Alessandro Borghi, come Adriano Giannini, come Jasmine Trinca, però il bello di questa serie è stato proprio lavorare, cioè il gruppo di lavoro, tutto, la troupe, i registi, cioè ci siamo sempre trovati in una miscela, un cocktail perfetto secondo me, in cui ti senti nel posto giusto al momento giusto, in ogni momento, quindi ti posso dire che Christoph Clark viene fuori anche con facilità in un ambiente favorevole, no? In un ambiente in cui c'è creatività, ma c'è anche precisione. L'ho conosciuto del resto, di persona. Sì, studiando ho letto qualcosa. Sì, sì, l'ho conosciuto sul set. Tra l'altro una persona molto, molto delicata, molto timida anche in un certo senso. Abbiamo parlato di tante cose, si è confidato con me, anzi dopo devo chiamarlo, perché la giornata mi aveva detto chiamami. Lo chiamiamo insieme, in diretta. Lo chiamiamo? Ma proviamo a chiamarlo. E mi ha raccontato tante cose, sì, grande rivale di Rocco. Io penso che più che rivale basta, che magari è una cosa un po' banale ridurlo solo a rivale. Quando hai dei grandi rivali nella vita, un po' li ammiri e un po' li odi. Io ho lavorato su questo, sul personaggio, cioè Christoph è vero, è già conosciuto prima di Rocco, perché Rocco infatti va a rompergli le scatole, un po' le uova nel paniere a Parigi, e dice, e vede la pericolosità di questo italiano che arriva a Parigi e cerca sempre un po' di sminuirlo, di metterlo da parte, di cercare di che non prenda luce, no? Però alla fine Rocco la luce la prende lo stesso, e allora quando poi esce fuori, allora comincia a essere un po' spalleggiarlo, non del tutto, però cercare di stargli un po' vicino in questo senso. E devo dirti che anche parlando con Rocco, Christoph è stato molto pesante nella sua vita, gli ha fatto tanti giri molto pesanti, molto negativi, ha creato problemi nella sua famiglia. E i suoi figli l'altra settimana a Berlino mi hanno detto, senti, ma come hai fatto a interpretarlo così bene, essere così, non dico la parola, però hai capito? E io dico, ma non lo so, un po' mi sono informato, un po' ho guardato i suoi film, un po' ho parlato con lui, e poi la sceneggiatura scritta benissimo da Francesca Manieri mi ha messo in condizione di lavorare bene. E qual è stata, diciamo, se c'è stata la parte più difficile di questo personaggio che è un po' l'antagonista della storia di Rocco, cioè le difficoltà in sostanza? Beh, allora, difficoltà sicuramente... Io nella vita, Giulio nella vita non è così, e quindi a volte quando il bello di questo lavoro è interpretare quello che tu non sei, quindi è più interessante, però è anche, può essere anche una difficoltà, perché magari non sai bene come comportarti con quella cattiveria, con quella gelosia, con quella che io nella mia vita non conosco, no? Non sperimento più che altro, perché non lo so, no. E quindi può essere anche un limite, perché dici, come vado a giocarmi quella emozione, quel modo di lavorare, come lo faccio?
E allora, piano piano, costruisci un personaggio tentando, facendo dei tentativi e arrivando poi a un obiettivo che può essere soddisfacente. E poi, per me non lo è stato, però credo che il nudo sia una grande barriera su cui lavorare, perché ognuno di noi ha un percorso di vita diverso riguardo alla sessualità, riguardo alla percezione del proprio corpo, della relazione con gli altri, dell'essere di avere un pudore, no? Per me non è stato così, cioè nel senso, io sono sempre stato tranquillo in questo senso, però capisco che lavorare in scene di sesso con persone che non conosci e subito entrare in rapporto fisico estremo sicuramente non è facile. Ma tu hai detto anche che la sessualità è un po' un tabù in Italia, ti chiedo se sì, perché? È effettivamente così, cioè sì. Oggettivamente anche un po' così, però ti volevo chiedere perché secondo te? Ma senti, penso sia un misto di tante ragioni, un po' la società, la storia storicamente, l'Italia culturalmente non è pronta ancora a attraversare un percorso del genere completamente. Io penso che la serie possa essere uno strumento per arrivare lì o comunque avvicinarsi di più. Io dico, da mezzo belga vivo anche delle situazioni diverse. In Belgio, adesso non è che voglio parlare del paese di per sé, ma sicuramente c'è un approccio alla sessualità diverso, anche in Francia ovviamente, quindi penso che sia una questione culturale, questa è una questione storica, politica, adesso non voglio dire... No, sono tanti aspetti. Sono tanti aspetti, però... Sì, no, ma è, come dicevo, oggettivamente un dato. Senti, prima parlavamo del fatto che tu sei, insomma, fai tante cose, una cosa bella, sì. Noi giovani, sì. Parlavamo anche del calcio, prossimo ospite del Lotcorn Football Club, preparati, ora ti do un po' di calcio, però volevo fare un passo indietro sulla carriera invece attoriale, cioè quando e come hai capito che volevi fare questo? C'è stato un segnale? Senti, mia madre era attrice, quando lei era attrice in Belgio e poi a Parigi. Quando poi ha conosciuto mio padre, si è trasferita in Italia, non parlava italiano e quindi poi dopo poco sono nato io, e quando ero bambino mi portava a Milano a fare le pubblicità della Chicco, altre pubblicità. Io ho fatto il bambino della Chicco per 5 anni, ero proprio piccolo piccolo, e da lì sicuramente vivere già il set un po' mi ha formato. Facevo gli spettacolini con i miei amici, mio fratello l'ho obbligato, poverino, a fare delle cose allucinanti, non voleva, perché mio fratello è un po' più timido in questo senso, così. E penso che questa cosa abbia permeato la mia infanzia e mi abbia dato la sensazione del set già da bambino. Poi siamo andati a vivere in provincia, ho fatto solo teatro amatoriale, così, però ho sempre saputo che comunque volevo lavorare nel mondo dell'entertainment. Non mi rendevo conto a che livello, ma comunque... Poi la gente mi diceva, no, devi fare l'attore, questa cosa ti viene, sai, gli amici, dei genitori, Finché poi a 19 anni, quando sono ritornato a Milano all'università, ho iniziato un corso di teatro e mio migliore amico Gabriele mi ha detto, se non fai l'attore ti ci porto io. Però ho preso per mano, siamo andati in tutte le scuole di Milano, di qui, devi andare qui. E allora è iniziato. Perché comunque è importantissima per un attore la formazione. Sì. Cioè, anche la continua ricerca, il continuo studio, tu c'è qualche attore che studi, che... Sì. Spesso mi paragonano, non so perché, a Christian Bale. Beh, infatti. Sì, trovi? American Psycho! Esatto. Mi piace moltissimo. È un grande professionista. Non solo lui, ovviamente. Quando ero più ragazzino mi sono ispirato tanto a Jim Carrey, che tu mi dirai, c'entra niente. Insomma, così, sì, vabbè. Però sai, magari Jim Carrey è un attore che non è, faccio per dire, non so, DiCaprio, che mi piace moltissimo, però è un po' più un attore
sono tutti e due famosi al mondo, da conosciuti da tutti, però hanno dei tagli molto diversi di professione, di lavoro, di quello che hanno fatto. Cioè, a me viene in mente, non so, Ace Ventura, faccio per dire, quando ero ragazzino, e no, figo! Cioè, tipo, so, The Mask, delle cose così, cioè, sono dei film pazzeschi, cioè, che mi hanno permeato nella vita, no? Nel lavoro. E quindi direi loro, ma poi insomma ne stimo tantissimi, da, che ne so, Jude Law a Matt Damon o stranieri, se vuoi ti parlo anche degli italiani. C'è qualcuno, penso, Sì, qualche riferimento in Italia, sicuro. beh, Elio Germano mi piace moltissimo, trovo che sia un grande lavoratore Luca Marinelli, vabbè, Alessandro Borghi con cui ho lavorato, grandissimo attore, parlo di ragazzi più o meno più o meno della mia fascia di età, sono ragazzi che stimo moltissimo. E beh, anche Adriano Giannini con cui abbiamo Ma infatti ti volevo condiviso. chiedere, con questo cast, come ha detto Adriano, anche Alessandro Borghi, quando sei arrivato c'era un po' di timore o comunque ti hanno messo anche magari loro subito a tuo agio? Ma devo dirti, beh, c'è sempre rispetto per chi lavora, chi sa lavorare, però credo che il fatto che ho fatto tanta gavetta, tante cose diverse, mi sono sempre trovato in condizioni non semplici, anche con la casa editrice o tante altre cose. Penso che queste difficoltà che si sono costruite negli anni, mi abbiano permesso di arrivare ad un set come questo, così importante, così ricco di personalità, con rispetto ma anche con una certa felicità e sicurezza. Cioè, nel senso, ok, io faccio questo lavoro, ho tantissimo da imparare da voi, sicuramente, però posso dare il mio contributo. Certo. Creativo, dare il mio contributo umano, penso di poterlo fare, no? E poi il bello è quando nasce questa relazione onesta, umana, molto bella, a quel punto la creatività è fertile per la creatività. E quindi abbiamo fatto delle cose. Lo vedrete. Lo vedremo. Senti, ma che spettatore sei invece? Cioè, tra le tantissime cose che fai, e su questo ti capisco, riesci a trovare il tempo per guardare serie, per andare al cinema? Sì, Quest'anno si sta andando tanto al cinema, meno nonostante, male. meno male, non soltanto film italiani, ovviamente c'è stato il caso della Cortellesi, ma anche Gran Garofano e film. tanti altri film, però la gente comunque sta andando al cinema, sono tutti i film di Wim Wenders, penso, Oppenheimer, comunque la gente sta tornando al cinema. Tu che spettatore sei? Cosa vado a vedere? Sì, se comunque preferisci la serialità dal divano o No. la sala. No, mi piacciono tutti e due, sono cose diverse. Mi piace andare al cinema, mi piace andare a teatro, mi piace sentire la musica classica, mi piace partecipare alla sala, sia dal punto di vista dello schermo, del suono, di dove ti trovi, insomma di una serie di cose. È chiaro, anche la poltrona, faccio per dire, no? Sei al cinema. Non sei a casa, spettatore, passami il termine, un po' svogliato, un po' en passant, vedi altre cose. Lì hai una posizione che ti invita a essere presente, no? Non prendi banalmente il telefono, che è tutto. Bravissimo, esattamente. Queste sono distrazioni che non Sì, ma servono. interrompono la visione anche a livello di concentrazione. Esatto. Allora, recentemente sono andato a vedere il film di Lanthimos, che mi è piaciuto moltissimo, Miyazaki, sono andato a vedere, che anche quello è stata una storia, perché poi sono andato con un mio amico carissimo giapponese a vederlo, mi sono tutta una storia molto emozionante, sia per me che per lui, per questioni personali. Vado al cinema spesso, ogni volta che posso, anche da solo, mi piace di più da Bravo, solo. bravo, vedi? Più da solo. Sottovalutata questa Da cosa. solo, e poi vabbè, chiaro, se sono a casa, poco, poco a casa, ma la fortuna di avere il computer, avere lo streaming, ovviamente Netflix, super sex, ti permette di godere comunque di contenuti di altissima qualità su tutte le piattaforme ogni momento, quindi Sì, un'arma un po' a doppio taglio, però sono comunque puoi d'accordo. vedere tante cose. Senti, in chiusura lo chiediamo sempre, il film del cuore, quello che non ti stanchi mai di vedere.
Ti do una, posso darti una risposta forse diversa? Sì, certo. Ok. A me piace cambiare. Magari da cambia il periodo e cambia il film No, in o. generale nella vita mi annoio a fare le stesse cose. Cioè non c'è nessun film che riguarderei mille volte. Se tu mi dici, dai che sei siciliano, se ti dico Il Padrino, ovviamente è un film che amo, per dirne uno che mi viene così, lo riguarderei, cioè li riguarderei tutti tantissime volte perché o Scarface o altri film, sì, però ti posso dire che è bello cambiare, è bello arricchirsi e rivedere i film in altri momenti della vita perché li vivi con una Questo è coscienza vero. diversa. O vederli anche più volte, Truffaut diceva la giusta visione è la terza, la Esattamente. giusta, non giusta, però. Esattamente. E quindi ti dico, all'infinito nessuno. In momenti diversi ce ne sono tanti, però sono pro novità. Sono pro novità e pro perché la novità mi stimola e la novità mi accompagna verso un altro periodo della mia vita. Quindi Ma direi questa questo. risposta non ce l'ho data pensare, perché solitamente tutti hanno, capito, il film, anche qui due o tre film, che poi uno effettivamente è difficile, no? Tutti noi ne abbiamo due o tre, mentre questa della novità, del annoiarsi, comunque cambiare, voler sperimentare sempre, è interessante. Giulio, grazie, tanto ci rivedremo Grazie. presto, Quando però vuoi. al football club, qualche sessione di musica, insomma, ci vedremo presto. Grazie, Grazie siete veramente dato una bella energia. Vi mille. ringrazio Grazie, grazie tanto. mille. Grazie.